Have night Come ogni giorno ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Munitevi di carta e penna e segnatevi il nostro importantissimo indirizzo mail chiocciolatelechiara.it per tutte, tutte, tutte le vostre segnalazioni e soprattutto per fare domande ai nostri esperti. Allora quest'oggi, beh quest'oggi puntata molto molto particolare, eh, io qui sono un po' di parte perché amo profondamente il teatro, quindi oggi chiacchiere a teatro, presentiamo quella che eh, sarà la stagione del Teatro Astra di Vicenza e lo facciamo in compagnia della curatrice del programma di questa rassegna, Nina Zanottelli, buongiorno Buongiorno. E poi abbiamo Sergio Meggiolano, assistente alla programmazione. Buongiorno, buongiorno Sergio. Buongiorno. Allora, venerdì 28 ottobre c'è stato il debutto di questa rassegna con Teatro della Fortezza. Come è andata e che cosa hanno messo in scena? Beh, è stato un evento eccezionale che credo sarà difficile rivedere. Al Teatro Olimpico di Vicenza, una compagnia di detenuti attori con la regia di Armando Punzo. Detenuti Quindi, attori. Detenuti attori, perché Armando Punzo ha inventato questo teatro della fortezza con, uh, A. Volterra, presso il carcere di Volterra, e sono vent'anni che una scelta di detenuti ha potuto costruire una propria professionalità come artista e attore. Quindi sono vent'anni che fanno spettacoli spettacoli importanti, grandi, con moltissimi attori, 20, 30. In questo caso cosa hanno messo in scena? Hanno messo in scena Amlice, che è una drammaturgia autonoma, costituita diciamo da una, uno studio di Amleto e di Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi hanno messo insieme questi due testi importantissimi, e ne hanno costruito uno spettacolo veramente particolare con delle scenografie importanti in uno spazio che è quello classico del Teatro Olimpico di Vicenza che quindi è stato stravolto da questa presenza ecco, davvero Ecco, quindi il teatro può essere anche un'occasione di riscatto morale in questo caso, cioè direi educativo più che mai. Sì, anche per il pubblico. <ride> anche per noi che veniamo a contatto con una realtà che non conosciamo e che è difficile da, da comprendere, e eh, invece capiamo come i pensieri, le situazioni, eh, le riflessioni valgono per tutti, sia per chi sta da questa parte che dall'altra parte dall della ecco. scena o della società. Nina, mi tolga una curiosità: la rassegna si chiama Niente storie, ma il teatro non ci racconta proprio delle storie. Il teatro ci racconta tantissime storie e, ed è il suo ruolo, però noi volevamo giocare proprio su questo paradosso perché in un momento come quello di oggi eh, noi vogliamo dire al nostro pubblico nonostante tutto noi andiamo avanti e vogliamo continuare a raccontare storie, quindi niente storie andiamo avanti, questo è il senso. Questa è la linea guida, è la e linea già la guida. buttiamo lì anche per quella del <ride> prossimo <po'>, anno. Esatto. <ride> è un po' una provocazione. <ride> allora questa rassegna ci terrà compagnia per nove appuntamenti fino al 24 marzo. Beh, Sergio non deve essere sì. stato semplice mettere insieme un cartellone? No, per niente, importante. perché appunto con Nina abbiamo fatto una scelta che è stata quella appunto di puntare alla qualità, abbiamo girato praticamente tutta Italia, tutti i festival per selezionare quelli che per noi erano i progetti più interessanti, anche legati diciamo da una tematica, chi avrà piacere di venire a Teatro Astra e vedere tutti gli appuntamenti e si accorterà di qual è il filo rosso che collega tutti gli spettacoli di volta in volta. Ecco appunto, Nina, eh, qual è la linea guida per mettere insieme un cartellone? Cioè, uno parte e dice vabbè, crea insomma un cartellone, da, da, da che cosa prendo spunto? Come proprio materialmente va? Diciamo che ogni anno cerchiamo di lavorare intorno eh, ad un tema oppure ad una scelta di, di tipo formale. Abbiamo mm. lavorato molto negli ultimi anni. Eh, sulle nuove drammaturgie e sull'innovazione nei linguaggi. Quest'anno abbiamo preferito focalizzarci invece su quegli spettacoli che lavorano intorno a temi sociali, in, intorno alla contemporaneità, a quello che accade nella nostra realtà di tutti i giorni, perché ci sembra che siamo ad un punto eh, storico importante, dove molte cose stanno emergendo, molti problemi, molte trasformazioni della nostra società e su questo volevamo puntare, quindi abbiamo scelto quegli artisti che sempre i, con linguaggi contemporanei, lavorano intorno a tematiche mm. di questo tipo, per cui il filo rosso è in questo senso tematico. Quindi proprio una scelta precisa e non spettacoli messi lì eh, a caso. Certo. Ecco Sergio, eh, mi viene spontaneo chiederti, io vedo che tu in mano hai appunto il programma e eh, uno trova il programma fatto, dice oh guarda che bello, però in realtà dietro... C'è tanto lavoro e penso siate anche in tanti a collaborare. Siamo in tanti, sì, nel senso che ci siamo io e Nina, che appunto eh, abbiamo presentato questo progetto, però appunto, abbiamo un ufficio dove lavorano altre due persone in cui, eh, che appunto, assistono il pubblico e quindi eh, promuovono anche la stagione. E poi abbiamo tutto un apparato amministrativo, poi c'è il teatro, i tecnici del teatro, le compagnie che comunque vengono con i loro attori, i registi. Una famiglia, intera, una famiglia intera, quindi. E poi prima accennavi a questo lavoro di andare in giro e selezionare un po' il meglio, quindi sì. anche un lavoro di Diversante, tenersi costantemente aggiornati, voglio dire. Aggiornati è molto divertente, <ride> perché poi, alla fine, il teatro è la vostra passione, è... e quindi avete partecipato un po' a tutti i festival alla sì, scoperta. Sì, certo. Certo. Ecco, eh, allora, prima di andare a vedere proprio nel dettaglio qual è il cartellone che insomma mi incuriosisce molto, eh, i temi di Niente Storie, oltretutto, so che vengono approfonditi anche eh, con una serie di eventi collaterali alla rassegna. Eh, ho letto di incontri con gli attori piuttosto che eh, altre insomma occasioni di dialogo. Volete parlarcene un pochino? Sì, cerchiamo sempre di, uh, accanto agli spettacoli, di far vivere il teatro agli spettatori in maniera anche innovativa, alternativa e più creativa anche per lo spettatore stesso. Per cui cerchiamo sempre di organizzare degli incontri con gli artisti dopo lo spettacolo, ma anche di seguirli attraverso il loro percorso, che spesso quando si parla di artisti contemporanei, giovani, non è soltanto lo spettacolo, ma... E anche lavorare intorno magari a esposizioni di arte contemporanea piuttosto che ehm, video, piuttosto, insomma, ci sono, gli artisti sono sempre poliedrici, quindi hanno molti aspetti che ci piace indagare. Quindi accanto agli incontri a volte appunto esponiamo altre loro opere, cerchiamo di farli dialogare con critici, ehm, mostre fotografiche e una serie di. anche Uh, ecco, diciamo che è molto importante per noi anche stabilire una relazione col pubblico attraverso le nuove tecnologie, quindi attraverso il sito internet è possibile dialogare, magari fare una sorta di critica da parte dello spettatore rispetto agli spettacoli. Sono tutte iniziative che costruiamo durante l'anno e che cerchiamo di sviluppare. Un'altra cosa che ci piace fare sono workshop e laboratori con gli artisti, eh, e anche questo svilupperemo quest'anno. E anche costruire una relazione eh, con i ragazzi molto giovani. E in questo senso eh, cerchiamo di lavorare con le scuole superiori con uh, un cartellone che affianca okay. quello per gli adulti che abbiamo voluto chiamare Oggi brucio e vado a teatro. Oggi beh oddio un consiglio da non prendere proprio alla lettera, giusto? Anche gli insegnanti possono bruciare <ride> e accompagnare i ragazzi. Ecco allora, questa bella iniziativa oggi brucio e vado a teatro, rivolta ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. ai ragazzi giusto. delle scuole superiori. Abbiamo scelto alcuni degli spettacoli che abbiamo in stagione mh, anche, da presentare anche per i ragazzi e quindi con loro e con i loro insegnanti si farà un lavoro di avvicinamento al testo, di approfondimento dello spettacolo. Quindi anche spettacoli diciamo riservati proprio riservati, a loro. Riservati, sì. Sia la mattina che la sera. Quindi in questo senso cerchiamo di lavorare sempre con gli insegnanti per capire qual è la proposta migliore, come costruirla in che orario proporla e eventualmente se gli stessi insegnanti hanno esigenze particolari andiamo a cercare gli spettacoli che interessano e direi che è anche un modo forse per far uh, vivere il teatro in maniera nuova e anche di solito si ha la credenza che l'attore sia questa entità che sta lì arroccato sul piedistallo, forse è anche proprio un modo per avvicinare i giovani, penso, Infatti. giusto? Certo, anzi noi gli artisti che ci accompagnano sono sempre molto disponibili. A, a dialoghi anche fuori dal palcoscenico e noi ne approfittiamo il più <ride> possibile. Ecco Sergio, ne approfitto visto che eh, sei giovane, proprio il pubblico più giovane come risponde a questo tipo di iniziative? Mm. C'è cioè, interesse o vedono nel teatro una cosa vecchia che dicono no, oh, che noia? No, c'è molto interesse, abbiamo visto che comunque negli ultimi tre anni Uh, abbiamo fatto anche un lavoro proprio di ringiovanimento del pubblico del teatro Astra che ci segue, non è raro incontrare ragazzi dai 16 ai 25 anni e, e questo ci fa molto piacere anche perché seguono con interesse anche le attività collaterali, si appassionano agli artisti, poi è bello notare ad esempio come con Facebook dialogano con gli artisti che conoscono direttamente sul palcoscenico, per esempio l'anno scorso c'è stata, uh, abbiamo messo in programmazione questa artista che si chiama Marta Cuscunà che è stata è una ragazza bravissima mm -hmm. a 30 anni, forse neanche ancora neanche compiuti. Quindi giovanissima. Anche giovanissima. Lei. E praticamente sul suo profilo di Facebook ha, si è trovata tutta una carrellata di, di complimenti che il pubblico nostro ha rivolto a lei personalmente. Quindi è un bel un bel modo di vivere il teatro, insomma. Sì, anche sfruttando queste, queste nuove tecnologie, esatto, perché magari esatto, il teatro sì. nella mente di tanti può essere una cosa un esatto. po' sorpassata rispetto a Facebook. Esatto, e quindi esatto. eh, noti anche disponibilità da parte degli artisti a confrontarsi sì, sì. Certo. in questo senso. Certo, beh sì, gli artisti sì, sempre, anche perché ehm, è un momento storico dove comunque vediamo esibirsi. Esibirsi sulla scena artisti molto giovani e quindi voglio dire è un confronto tra generazioni anche: tra generazioni simili. Esatto. Ecco, e puntate molto proprio su questo fatto di artisti giovani. So che c'è un cartellone molto interessante che andremo a vederlo dopo, proprio nei particolari. Ora, pochissimo spazio alla pubblicità, voi mi raccomando, non cambiate canale. Sempre qui a Chiacchiere Caffè. A tra poco. Ritrovati a Chiacchere Caffè, oggi Chiacchere a Teatro. Ho infatti come graditissimi ospiti, eh, diciamo un po' coloro a cui va il merito di aver creato il cartellone della rassegna al Teatro Astra di Vicenza, ovvero Nina Zanotelli, curatrice del programma, e Sergio Meggiolan, assistente di programmazione. Allora, stavamo un po' parlando di questo cartellone così interessante. Una parola ricorrente che da voi è stata citata spesso è stata giovani. E quindi anche una scelta rispetto diciamo alla facile scorciatoia di mettere solo eh, i nomi importanti di richiamo che di sicuro fanno un cartellone facile, anche proprio dare spazio eh, a nuove leve di attori, giusto? Eh sì, certo. Infatti ehm, è anche c'è un gioco, come dire, eh, il venerdì 11 novembre, per esempio, va in scena, vanno in scena i Motus con Alexis, una tragedia greca. E qui c'è proprio, una... viene messa in scena proprio una cosa molto interessante sulla differenza tra generazioni, no? Nel senso che eh, viene riproposta praticamente eh, un'antigone, un uh -huh. però eh, in chiave moderna. Sì, anche perché l'argomento di cui si parlerà saranno eh, gli scontri dell'ultima. Ma eh, ecco, mi sa che stiamo vedendo sì. anche ecco, un'immagine. Ecco, quindi anche un modo nuovo insomma per rivalutare la tragedia greca, che di solito esatto. uno quando sente parlare di tragedia greca dice no, mamma mia che noia. Quindi questa è una rivisitazione in chiave attuale. Sì. Diciamo che il rapporto con le nuove generazioni in tutti questi spettacoli che abbiamo scelto è sia a livello di partecipazione artistica, nel senso che sono spesso compagnie giovani che lavorano con attori giovani e che hanno costruito un percorso di crescita con questi artisti. Le tematiche sono tematiche che sempre si rivolgono o parlano di uh, situazioni relative alle nuove generazioni. Quindi è un incontro tra quello di cui si parla, la forma con cui si parla di questo, che sono innovazione eh, a livello artistico, e gli artisti stessi. Ecco, questo allora, senso. questo è l'appuntamento dell'11 di novembre, poi si prosegue venerdì 25 novembre, beh, protagonista Ascanio Celestini. Cosa porta in scena? Ascanio Celestini che è, credo, uno dei maggiori, sono il più grande narratore che abbiamo oggi in teatro, ci racconterà dell'unità d'Italia, ma anche lui lo vuole fare eh, parlando dei moti del 48, in cui, quelli in cui eh, i protagonisti erano i giovani dell'epoca che hanno combattuto insieme, che avevano questo grande ideale di un'Italia un unita e di un'Italia democratica. Moti che poi, come sappiamo, sono finiti male, ma che per fortuna hanno aperto la strada poi alla. Alla storia successiva che ha portato all'Unità d'Italia. Ecco, poi si prosegue sabato 3 dicembre e qui vedo una cosa curiosa: i giovani attori della compagnia di Scampia Punta, Punta Corsara. Corsara. Sì, questo è un progetto molto interessante perché, quattro eh, anni fa, anzi cinque ormai, perché questo è il quinto anno, eh, Marco Martinelli del Teatro delle Albe ha seguito un progetto a Scampia. Quartiere, quartiere che purtroppo conosciamo, conosciamo tristemente noto, con il più alto tasso di disoccupazione italiano, forse anche europeo, e, e ha incontrato questo gruppo di ragazzi a cui piaceva fare teatro. E, eh, li ha seguiti per quattro eh, anni, ha diviso questo gruppo di giovani tra direzione tecnica, direzione organizzativa, direzione artistica, ha insegnato loro il lavoro del teatro, i ragazzi sono cresciuti, sono stati, hanno anche eh, iniziato a gestire un piccolo spazio nel quartiere di Scampia dove hanno ospitato delle compagnie italiane nel loro spazio, eh, assieme a Marco Martinelli hanno girato un po' l'Italia, eh, Marco eh, è riuscito a far vedere a questi ragazzi che cosa vuol dire lavorare nel teatro e ehm, è stata costituita così quindi una compagnia di attori professionisti che sono stati presentati in tutti i festival, in tutti i teatri e hanno iniziato a fare questo come lavoro questo lavoro che è il signor del Pursegnac è il loro primo lavoro autonomo di questa compagnia perché dopo il quarto anno ma Marco Martinelli ha detto ok io adesso vi ho accompagnato vi ho mostrato, adesso è ora di camminare con le vostre ora gambe andate avanti e loro hanno scelto questo signor del Pursegnac che è una cosa molto divertente perché eh, non è il solito signor del Pursegnac perché è ambientato a Scampia quindi eh, con tutte le i pro e i contro, ma no ma anche le, Personaggi, I personaggi che possiamo mm. immaginarci, quindi una Parigi beh, trasformata sì. in Napoli è esatto. <ride> Già questo, in maniera, Già questo <ride> è molto accattivante sì. In maniera molto ironica si ride molto in questo spettacolo insomma. Ecco, poi sabato 21 gennaio, beh qui Nina <ride> giochiamo un po' in casa eh, sì, Perché c'è la piccionaia che presenta l'Avaro in blues sì. Allora questa è la prima nazionale della nostra nuova produzione un Molière, anche questo, abbiamo voluto costruire questo percorso intorno a Molière, che è un drammaturgo che in realtà ci racconta molto della nostra realtà. E eh, lo spettacolo, quindi in prima nazionale, il, è l'avaro di Molière e sarà giocato tra musica e parole. Eh, il filo conduttore è proprio il blues. Quindi sarà molto interessante e divertente vedere come si gioca questo tipo di musica con una drammaturgia come quella settecentesca di, di Molière. Con attori giovani, la nuova compagnia della Piccionaia che abbiamo voluto chiamare Tradimenti, perché tradisce con un passato, però da questo passato ovviamente nasce. Nasce e, poi il futuro. E ecco, quindi... Oltretutto, la Piccionaia, insomma, per chi non lo sa, è molto più di una semplice compagnia teatrale, è proprio una realtà. È un teatro stabile di innovazione riconosciuto dal Ministero ormai da moltissimi anni, che lavora sulla produzione e sull'ospitalità, quindi, gestione di teatri e produzione di spettacoli sia di teatro per ragazzi che per uh, adulti ecco diciamo un po' a modello delle grandi compagnie che si trovano anche all'estero se vogliamo strizziamo un po' l'occhio sarebbe bello vedere anche le opportunità che a volte hanno eh, però, le compagnie pianino pianino piano, insomma piano, uno si ritaglia certo. i propri spazi poi è la volta di sabato 4 febbraio con due lupi sì, beh questo è mh, anche questo è molto interessante perché eh, Virgilio Sieni uh -huh. coreografo uh, conosciuto In tutta Italia per eh, eh, i suoi lavori di danza, che sono strepitosi, questa volta eh, ha deciso di presentare un nuovo progetto di, in cui lui cura la regia, quindi uno spettacolo teatrale curato da un regista di danza. È una cosa molto, molto interessante perché eh, eh, si ispira al libro, eh, la trilogia della città di K. Del premio Nobel per la letteratura Gotha Christoph, che recentemente purtroppo è anche scomparsa quasi un anno fa, in cui praticamente la storia di, eh, è una, una, una fiaba noir, mm -hmm. eh, in cui ci sono due gemelli in scena rappresentati dalle gemelle Pasello, che sono due importantissime attrici che hanno lavorato con eh, i nomi più importanti della scena nazionale, nazionale. e estera anche, quindi e um, due gemelle che ci raccontano uh, la storia di due bambini lasciati uh, a casa della nonna in epoca di guerra e quindi loro dovranno cercare di costruire uh, vari modi per sopportare diciamo, le atrocità a cui vengono sottoposte. sottoposte. Ecco, poi alla volta, sabato 25 febbraio, abbiamo uno dei grandi del teatro, uh, ovvero abbiamo Cesare Brigio. Sì. Che noi amiamo molto e che ospitiamo appena possibile perché ogni volta è. Non ha bisogno una di presentazioni, basta già il nome esatto. e abbiamo detto tutto. E questa volta si è veramente messo in gioco perché ha costruito una compagnia italiana. Sappiamo che Cesare fino all'anno scorso, lavorava in Bolivia presso il teatro de Los Andes. Finalmente, dopo tanti anni, ha costruito una compagnia italiana di una ventina di giovani attori. E mette in scena i fratelli Karamazov di Dostoevsky, con tutta la sua poeticità, la sua capacità di inventare ambienti, situazioni, con piccoli oggetti, eh, crea poesia. Quindi, assolutamente da, da non, non perdere. perdere. Poi, sabato 10 marzo, Babilonia Teatri con The End. Allora sì. Il gruppo più riverente del teatro <ride> italiano, Babilonia Teatri, sono eh, diventati importantissimi per il loro stile assolutamente riconoscibile. Eh, presentano qui il loro ultimo lavoro, The End, che, eh, racconta, che tratta l'argomento della morte, però lo fa... Con un metodo ben preciso che non vorrei stare a svelare perché è e uno allora spettacolo molto la sorpresa, giustamente a chi sì. verrà ad assistere a questo mm. spettacolo. E poi la rassegna, ahimè, si chiude sabato 24 marzo con atto finale. Atto finale di mai il titolo per... più propizio. Non abbiamo fatto posto, per... no, però è capitato! Mario Perotta che torna a Vicenza dopo un po' di tempo che, che mancava. Eh, atto finale perché in questi ultimi anni lui ha costruito una trilogia basata su eh, drammaturghi eh, della storia del teatro, rivisitati però in chiave contemporanea. In ogni spettacolo ha lavorato intorno a una tematica importante. E questo qui eh, si parla di Flaubert, ma per parlare delle nuove tecnologie. Quindi è un cortocircuito! Eh. <ride> ecco, eh, a me viene spontaneo eh, chiedere, ma eh, in un'epoca come questa di crisi, cioè, per mettere in scena una rassegna di questo tipo eh, cioè, ci vuole anche un'amministrazione comunale alle spalle che supporti e certo. soprattutto gli enti privati, cioè, com'è che si rapportano alla cultura? C'è cioè, qualcuno che vi sostiene in questo? Beh, noi abbiamo avuto la fortuna di avere un'amministrazione comunale che crede nel nostro percorso e che continua a sostenerci nonostante tutto. E, e quindi veramente la ringraziamo per questo. E, e dall'altra parte, abbiamo trovato tra alcuni sponsor più piccoli il sostegno fondamentale della Fondazione Anton Veneta. Che già da due anni ci sta seguendo e dà, una, dà un apporto davvero notevole. fondamentale, notevole per questa stagione. Ecco. Non soltanto economico, ma anche proprio ci morale sì, E <ride> ecco, questo è davvero bello. Consenti, Minina, da, da spettatrice, cioè posso dire che vi fa applauso anche il voler diciamo, contenere i prezzi, perché comunque andare a teatro alle volte mm. per una famiglia costa. Quindi insomma anche dei prezzi contenuti è un modo per dare a tutti quanti poi in effetti la possibilità di rapportarsi ad una rassegna così importante. Quindi chi volesse venire ancora tempo per gli abbonamenti? Sì beh certo ci sono varie formule di abbonamento, nel senso che ci sono percorsi a quattro spettacoli, eh, c'è cioè il progetto che si focalizza su Molière e, e quindi è ancora possibile abbonarsi, mh, il costo è eh, sono 40 euro. Eh, partono da 40 euro mm. gli abbonamenti per vedere quattro eh, spettacoli quindi 10 quindi euro accessibile a davvero quindi, a tutti quanti sì, sì. ecco io vi ringrazio di essere stati quest'oggi con noi, davvero potremmo andare avanti le ore a parlare Ci sono stati tantissimi argomenti che non abbiamo toccato ma Promettetemi di ritornare qui, di tenermi aggiornata certo. su come si evolve la rassegna. Quindi io con grande piacere ringrazio Nina Zanotelli, curatrice del programma, e il suo assistente oh, Sergio, Sergio Meggiolan, grazie, grazie infinite di essere stati con noi. Mi raccomando, voi da casa ricordatevi chiacchierecaffè chiocciolatelechiara.it, il modo che avete a disposizione per comunicare con noi. Eh, e come dico sempre, per oggi le chiacchiere sono finite. È l'ora del caffè e io vi aspetto qui alla prossima puntata. Arrivederci. We get